Certo, ho parlato con lui ieri, è tutto a posto, tutte e due abbiamo fiducia che la squadra farà una buona stagione. Al di là del gioco, al di là del tiro in porta, al di là del possesso di palla, al di là facciamo così, ancora si può migliorare. Certo, io credo che siamo all'inizio della stagione e credo che la squadra per me, lo che ha fatto in campo ha meritato di più. La squadra sta bene, la squadra meritava di più. Per me questo è facile da vedere se analizziamo tutto lo che succede. E l'analisi di una partita si può fare con la sensazione della partita, con il risultato e con i numeri. E i numeri che abbiamo sono la squadra che tira e più in porta di tutta la Serie A. Qual è? Secondo te? Se me lo domanda, immagino il Napoli. Napoli, la squadra che tira di più nello specchio di tutta la Serie A, qual è? È Credo il Napoli. Napoli. Seconda squadra in possesso di palla in campo avversario, i Napoli. Sospetto Napoli. E allora, allora, che abbiamo? Che abbiamo subito tre reti in tre partite che dobbiamo evitare? Certo, 100%. Che dobbiamo essere più concentrati nella fase difensiva o nella palla inattiva? Certo, ma la squadra, i numeri sono là. Il risultato non sono come si aspettava oggi? Certo, io sono convinto che questa rossa e questa squadra va a fare una buona stagione. Per me Marek ha fatto un inizio di stagione al livello dell'anno scorso. Non ha fatto gol, ma ha giocato per me benissimo. Questa ultima partita era un po' affaticato e noi sappiamo che era un rischio dal punto di vista fisico, ma le partite che ha giocato a un livello altissimo. Sparta-Praga è stata una delle partite più belle dal ruolo che lui deve fare, lo che deve fare per la squadra. Sono molto soddisfatto con lui e lui sarà un giocatore importantissimo per noi. Io credo che i tifosi non sanno quando sono così importanti per noi, quando sono così forti, quando loro sono con noi, la squadra, i giocatori giocano con più fiducia e giocano molto meglio. E l'ho detto prima, ringraziare a loro perché hanno stato a fianco alla squadra queste partite e credo che saranno lo stesso perché sanno l'importanza che hanno loro per noi. Cioè, per questo nessun dubbio e aspetto che tutti insieme, spalla a spalla, per andare avanti, così sarà più facile per noi. Rafa, una cosa, non ha ancora detto sin pausa, sin prisa, ma perché non lo Sin dice? prisa però sin pausa. Perché Sì. non l'ha ancora detto, perché non lo ripete un po'? No, io credo che il discorso dell'anno scorso era molto semplice, molto chiaro e oggi è più o meno lo stesso, perché spalla a spalla tutti insieme per vincere e tranquilli andiamo, che alla fine arriviamo a un traguardo importante, sicuro. Il discorso del modulo, io da quando ero in Italia prima, il modulo sembra che cambia tutto, che è la soluzione, se no sarà il turnover, se no. Credo che la squadra ha giocato benissimo l'anno scorso. Tutti dicevano che questo Napoli era un Napoli europeo, che faceva era bello da vedere, faceva gol, era veloce, tutto. Perché dobbiamo cambiare tutte queste cose? No, perché le altre squadre lo sanno. Sì, lo sanno, ma facciamo 5-3-2 contro 5-3-2 allo specchio, uomo contro uomo. E facciamo una partita, no, noi abbiamo la nostra forza che è giocare la palla, farlo bene come l'abbiamo fatto, con la velocità e dobbiamo migliorare le altre cose. Che dobbiamo cambiare in corsa il modulo, lo facciamo. Ancora dobbiamo lavorare, ma dobbiamo ricordare che 3-4 giocatori sono arrivati quest'anno nuovi. Devono capire che cosa vogliamo fare, devono conoscere i compagni per aggiustare un po' i movimenti e tutte queste cose. Ma credo che l'inizio di quest'anno, con la previa dei Champions e tutto questo, ha cambiato un po' la situazione. Adesso dobbiamo recuperare il livello che abbiamo mostrato con le Sparta, per esempio. Al di là dei numeri, Al di là. ripeto che io sono un uomo di calcio tutta la mia vita, mi piace sapere che dicono i numeri, ma soprattutto per rinforzare lo che io vedo. Io vedo, parlo con il mio staff, vedo questo e dopo, quando analizziamo dopo la partita i numeri, diciamo, ah, è vero, oh,
può darsi che non è vero, perché una squadra che corre di più non significa che fisicamente sta benissimo, significa che l'altra squadra palleggia, può darsi che tu vai dietro la palla e non la prende mai. So, i numeri sappiamo per esperienza che dicono qualcosa ma non dicono tutto. Credo che l'anno scorso i giocatori che arrivavano nuovi, la Champions, il livello della squadra che ha mostrato il livello in Champions, la preparazione, tutto il ritiro, senza il mondiale che arrivano i giocatori, dopo perdiamo con l'Atleti, questo chiaramente cambia tutto. Adesso dobbiamo recuperare la fiducia come abbiamo fatto con l'Sparta Praga. Che succede? Che nel percorso abbiamo perso due partite con due squadre che abbiamo meritato vincere, e questo è un problema, ma il problema si deve gestire con la testa, non si deve gestire con il cuore. Se noi siamo qua, dobbiamo vincere, dobbiamo fare, e ogni partita che andiamo un po' in difficoltà, andiamo in fretta, ripeto, sin prisa, però sin pausa. Noi dobbiamo fare lo che dobbiamo fare. Che, qual è il piano? Questo è il piano, continua il piano. Dobbiamo indirizzarlo un po', perché dobbiamo, lo facciamo e lo abbiamo fatto. Credo, e ripeto un'altra volta, che l'esperienza ti dice, sì, cambiano giocatori. E, diciamo la prima partita che abbiamo perso, il Chievo. Sì, Higuaín fa gol nel rigore. Parliamo di una partita di 4-0. Se Callejón fa gol l'altro giorno la respinta, o Gargano fa gol quando tira il palo, parliamo di una partita di 4-0. Facile. Che non è così e che dobbiamo adattarsi, perfetto. Ma perché dobbiamo essere in fretta? No, dobbiamo fare. Sì, il piano è chiaro. Non si può cambiare il piano. Io devo fare qui, non so, il binario per il treno. No, ma adesso devo farlo qua. No, tu devi avere un piano prima. Noi abbiamo un piano. E se dobbiamo aggiustare qualcosa, aggiustiamo. Adesso credo che abbiamo sufficienti numeri che dicono che quello che abbiamo fatto è buono e che questo deve essere, o deve essere la strada giusta. Io sono molto arrabbiato per perdere due partite che dobbiamo vincere, ma sono convinto al 100% che la squadra sta bene e sono convinto che la squadra meritava di più. E questo mi lascia tranquillo, che devo analizzare tutto lo che succede, che devo sentire uno che dice, va bene, devo sentirlo, ma non posso perdere la testa, perché io ho visto, ho letto, che Jorginho non c'era. Cioè, vuoi dirmi che non hai perso la testa, ecco. No, chiaramente no, chiaramente io devo fare lo opposto, io devo essere più tranquillo. L'unica cosa che mi preoccupa realmente è che io sono al 100% concentrato per vincere le partite, per trovare la soluzione a questa mancanza di gol quando abbiamo tanti tiri in porta, o la falta di concentrazione che abbiamo. Tutto questo, e alla stessa volta, con tutta la passione che ho, con tutta la voglia che ho di vincere, essere tranquillo. Io devo dirle ai tifosi, io sono al 100% concentrato per vincere questa partita e tutte le partite, ma devo essere tranquillo. Tranquillo non significa che non sono appassionato per vincere, sino la carriera che ho non è così, no? Non si può fare così. Ma io devo trasmettere tranquillità, e la tranquillità significa analisi. La tranquillità significa usare il cervello per decidere. E se devo fare un turnover di 1, 2, 3, devo farlo. Parlo con il mio staff, analizziamo tutti i numeri, proteggiamo questo giocatore, lui deve giocare, rischiamo e qualche volta si perde. Colpa mia, a posto, non è un problema. Ma se vinciamo, vinciamo tutti. Perfetto, è così, il calcio è così. Ma io non ho nessun problema con questo, perché lo che io voglio è vincere. Il ruolo, per lasciarti tranquillo, con il ruolo di Camilo, tu che sei un uomo di calcio lo stesso, Camilo secondo te ha giocato nella fascia? Ha giocato esterno alto. E quando lui gioca esterno alto, va dentro o attacca lo spazio? Ma lo attacca o va dentro? Va dentro. Questo significa che dove è lo spazio? Nella fascia. E Maggio ha fatto tanti cross l'altro giorno. Che dopo possiamo fare ancora un'altra analisi. E possiamo dire, no, ma non è andato bene. Ma non lo abbiamo fatto perché non sapevamo che poteva succedere questo. L'abbiamo fatto perché era Maggio arriva, Camilo va dentro perché lui palleggia bene. Abbiamo due centrocampisti che sono più nella fase difensiva. Lui che palleggia, arriva, Michu deve arrivare, Gonzalo deve arrivare, Lorenzo.
che dopo non è successo questo? Certo che tante volte non è successo questo, ma arrivare abbiamo arrivato. Cross, facciamo adesso, facciamo più cross che nessuna squadra. Più cross che nessuna squadra. Che dobbiamo fare nella Serie A? Che dobbiamo fare adesso? Dobbiamo arrivare al cross. E questa è l'altra parte. Cioè, i numeri dicono che tante cose si hanno fatto bene e i numeri dicono che abbiamo fatto male la fase difensiva e abbiamo sbagliato e dobbiamo migliorare questa parte. Ma abbiamo subito 3 reti in 3 partite. Non abbiamo subito 5 in una partita, 3 in l'altra e 10 ripartenze, abbiamo subito 3. Meglio non subire nessuno? Certo, ma che siamo la strada giusta? Sì. Se vinciamo con il Palermo, tutti direi sì, sì, hai ragione. E se perdiamo o pareggiamo, no, ancora, crisi, va bene. Ma questo è parte del calcio e io devo essere tranquillo e dire, ragazzi, abbiamo fiducia, la squadra sta bene, la squadra meritava di più, aspetto che la prossima volta sarà per noi e non contro noi. Allora io le chiedo, sperando in una risposta un poco più sincera e non il questo dobbiamo... significa che l'altra non è sincera. Perché lei dice che il calcio è bugia. Sì, quindi... questo non, io non dico bugia, io posso dire non tutto, ma non devo dire bugia. No, per carità. Allora, proprio perché si vuole sempre vincere guardando sempre la prossima sfida, quindi anche quella di domani, però lei ritiene che questa sia una squadra più adatta a una mentalità europea, quindi a affrontare squadre come lo Sparta Praga o comunque squadre in competizioni europee, oppure quindi giocare in una, non dico nel breve periodo, ma quasi, oppure una squadra invece in grado di fare grandissime cose anche in campionato con l'organico che ha a disposizione? Sì, io ho detto che con i parametri del Napoli abbiamo fatto un mercato che si adatta a quello che aveva bisogno la squadra. Ripeto, perché qualcuno ancora non ha sentito questo, con i parametri del Napoli che ha permesso fare una squadra, una rosa più equilibrata. Io approccio ogni partita d'Europa League, il campionato, Supercoppa o della Coppa per vincere. Quando faccio il turnover con 2, 3, 5 giocatori, dipende, più di 4, quando faccio il turnover lo faccio per vincere. Io non dico questa competizione non mi interessa, lo faccio per vincere e può darsi che sbaglio, ma questa rosa, se troviamo, se facciamo crescere la rosa, se ogni partita che non va bene diciamo questo giocatore non vale, l'altro la rosa se ridurre e se limita. Sì, la rosa è ampia, sì, possiamo sfruttare 22, 24, 25 giocatori, dipende dalla partita, possiamo puntare a farlo benissimo nel campionato e benissimo nell'Europa League. Che cosa significa benissimo? Se la Juve fa 100 punti sarà difficile, se la Roma fa 85 sarà difficile, ma proviamo a fare il meglio. Adesso sappiamo che il Milan, l'Inter, la Juve, la Roma, la Fiorentina sono là e noi dobbiamo fare il nostro. Il nostro sarà, e lo ripeto un'altra volta, non vincere un anno e basta, mantenere un livello, terzo, secondo, quarto, quinto, che ti permette vincere la Coppa e una volta provare a vincere lo Scudetto. Ma la realtà è la realtà, le squadre più forti sono le squadre più forti. La società più forte è la società più forte in Spagna, in Inghilterra, in Italia. Che piace sentirlo a tutti che siamo qua o non ti piace sentirlo, ma è la realtà. E con questa realtà io, che non sono uno dudoso, si dice? Dubbio? Dubbioso. Dubbioso. Ho vinto il campionato in Spagna, ho vinto tanto in Inghilterra con le squadre che non sono le squadre con il fatturato più alto. Cioè, quando io dico questo, dico questa è la realtà, ma se puoi fare. E proviamo a avvicinarsi al massimo, al livello che ti permette la tua rossa, la tua società, la tua squadra. No, la mia sorpresa anche è stata questa, di leggere qualcuno che dice che David López fisicamente è stato un portento l'altro giorno. Sì, ma questo è l'adattazione. Jonathan è arrivato in ritardo, Michu arriva da una stagione che ha giocato poco, lui deve recuperare il suo livello, ma la qualità di Michu non è il palleggio di Marek, la qualità di Michu non è il gioco tra linee di Guzmán, la qualità di Michu è arrivare in area. Lui l'inserimento lo fa benissimo,
ma ancora deve trovare lo spazio, deve trovare la compenetrazione con i compagni e dopo il lavoro fisico lo sta facendo, ma non sarà un giocatore che in 5 metri fa la differenza, perché è 1,90 e lui ha un passo per arrivare, e lui arriva, l'inserimento lo tiene. Ha fatto un lavoro difensivo, è stato fortissimo di testa, sono le cose che la squadra non aveva l'anno scorso. Adesso dobbiamo trovare il momento giusto, la partita giusta per farlo diventare più importante.